Eccoci qua. Allora, premetto che io sto video neanche volevo farlo e tuttora, se potessi scegliere, sinceramente eviterei perché non amo questa tipologia di video e perché sono sicuro che a qualcuno può dare anche fastidio, quindi non vi voglio abituare a portarvi video del genere perché comunque non li ho mai fatti e io sempre solitamente tendo a tenere la mia vita privata all'esterno di YouTube per motivi semplicemente di privacy e quindi ho sempre preferito evitare e stavolta mi pesa un po' farlo. Però lo faccio esclusivamente a scopo informativo, quindi ve lo dico prima, evitate commenti inutili e quindi appena leggerò un commento inutile, senza alcun ombra di dubbio, eviterò anche di rispondere, di bannare perché lo ignorerò tranquillamente. Ora possiamo partire. Allora, cercherò di non girarci troppo intorno perché vorrei andare dritto al punto. In molti mi stanno chiedendo ovviamente di portare altri video con Martina, tra cui quello in cui lei dovrebbe vestirsi da unicorno, solo che né quello da unicorno né altri video usciranno, perché semplicemente Martina non è più la mia ragazza. E ripeto, potrei, anzi lo sono, un po' in imbarazzo a parlare davanti a una telecamera di queste cose e fidatevi che è vero, perché non mi pare neanche giusto, cioè, però adesso senza che ci soffermiamo molto, io ovviamente vi andrò a dire i fatti di cronaca e quello che potete sapere. Di certo non vi dirò le cose un po' più private proprio perché, scusate il termine, ma so cazzi miei, ok? E quindi vi dico che semplicemente ad oggi, che è 22 agosto 2016, io non sono, cioè io e Martina non stiamo più insieme. Non perderò tempo a dirvi chi ha lasciato chi, cose del genere, però penso che dal mio stato d'animo possiate anche un po' capirlo. Il discorso, ragazzi, è che purtroppo io ho sempre avuto un difetto, questo ve lo voglio dire. Un pregio, fate voi. Mi sono sempre affezionato un po' troppo alle persone. E questo vi ripeto, può essere un pregio perché quando mi affeziono sono in grado di dare tutto ad una persona, che possa essere la mia ragazza, che possa essere un amico o un parente o quello che volete, o anche un estraneo. Un difetto perché a volte potrei esagerare, esagerare non vuol dire quello che pensate voi. Esagerare vuol dire che poi quando arriva la tramvata inevitabilmente ci sto male, forse anche di più rispetto al dovuto. E così è andata. Ovviamente le relazioni, nessuna relazione è infinita, ok? Però personalmente non sono neanche uno di quelli che dice vabbè dai, morto un papa se ne fa un altro, oppure chiusa una porta si apre un portone. Ripeto che questo quindi è un video informativo, nel senso che io probabilmente più che sbagliare a fare questo video, ho sbagliato a ufficializzare un po' troppo presto questa cosa, nel senso che, come vi ho appena detto e come è risaputo, può accadere qualsiasi cosa da un momento all'altro. E quindi magari sarebbe stato meglio aspettare prima di magari portare anche lei sul canale, perché inevitabilmente quando porti la tua ragazza su un canale da quasi 20.000 iscritti, è inevitabile che poi la gente venga a sapere che tu sei fidanzato, è inevitabile che a me ad oggi continuano ad arrivare commenti tutti i giorni e più volte al giorno sotto al video che ho fatto con lei, messaggi privati che mi parlano di lei e in questa situazione potrei starci un po' male. Quindi per questo vi dico che non volevo fare questo video, ma sono un po' costretto a farlo, per farvi semplicemente sapere che io e Martina non stiamo più insieme. Quindi capitelo, cioè non vi dico di evitare di parlarmi di lei perché ci mancherebbe, scusate qua la vibrazione intanto, cioè ci mancherebbe, fate quello che volete, però è giusto che voi sappiate per evitare situazioni un po' imbarazzanti o comunque spiacevoli, insomma che non stiamo più insieme, insomma, questo è il succo del discorso. Tra l'altro ne approfitto, mi prendo qualche secondo perché so che mi seguono anche ragazzi e ragazze un po' più piccolini. E quindi se vi posso dare un consiglio, che poi ovviamente, come dico sempre, i consigli vanno ascoltati, ma non per forza essere messi in atto, per questo poi si chiamano consigli, no? E quindi fate quello che vi pare. Però se vi posso dare un consiglio, ragazzi, soprattutto a quest'età, ma in generale nella vostra vita, godetevi i momenti più belli perché possono finire da un momento all'altro. E questo non vuol dire che
poi dovete vivere col dramma o con la paura che qualcosa finisca. Ve lo dovete godere semplicemente, perché la cosa più importante non è appunto quella di avere paura che una cosa finirà e quindi vivere con l'ansia. La cosa più importante è godersi tutto nei minimi attimi, nei minimi dettagli o in tutto quello che volete, perché così non avrete né il rimorso né i vari rimpianti. E poi magari non è neanche il mio caso, però ve lo dico in generale perché mi sento di dirvelo e quindi lo faccio, come ho sempre fatto, quello che mi sentivo, insomma. Per quanto riguarda ovviamente YouTube, io sono una persona e poi sono uno YouTuber, quindi io su YouTube non è che adesso all'inizio di ogni video vi parlerò come un morto vivente e vi romperò le palle, assolutamente. Anzi, ho già registrato dei video, quindi meglio così, in modo che potrò un attimino riprendermi in questo periodo e poi tornare al 100%, ma lo sarò lo stesso da quando accendo la telecamera a quando la spengo, state tranquilli. Quindi per quanto riguarda YouTube vi dico che oggi sarebbe dovuta uscire la carriera, che invece uscirà giovedì e sabato, quindi due episodi di fila. E per quanto riguarda invece me, diciamo che concludo con una frase un po' filosofica e quindi vi dico che ogni fine corrisponde ad un nuovo inizio. Ciao belli! The only way we know to go, squad up, never roll alone.